qui con Marcello Pavarin. Abbiamo intenzione di fare 200 km su strade gravel nel Delta del Po. Cerchiamo di portare a casa la pellaccia oggi. Il tempo non è bellissimo, però almeno non piove. Siamo abituati alla nebbia, quindi non è un problema. E andando in giù sarà sempre peggio, dicono. E adesso Marcello, che più o meno qua del posto, ci indicherà dove andremo verso il Delta del Po, che paesi passeremo. Allora, in teoria siamo partiti da Gavello, andiamo verso Adria, arriviamo a Portoviro lungo il Piano Bianco e poi prendiamo il percorso della Donkey Gravel, vediamo dove riusciamo a seguirlo. In teoria facciamo la sacca, cerca di Scardovari, arriviamo a Goro e speriamo non dobbiamo guardare il Po, perché probabilmente il ponte non c'è. Dovrebbero esserci dei punti da passare, siamo un po' così, abbiamo letto la traccia veloce e siamo all'avventura. Speriamo di arrivare a casa prima che faccia buio, se no abbiamo il fanale. Perfetto. Prima avventura grave, l'abbia inizio. Circa un'ora e ci siamo già persi. No, siamo su una botte di ferro. Stiamo cercando la mappa. Siamo su una botte di ferro. E speriamo di arrivare almeno sul Delta del Po e tornare a casa prima che faccia buio. Però non so come faremo a attraversare qua. Traghetto non c'è, barca non c'è, ponte nemmeno, e la mappa ci manda di qua la traccia. Pava, cosa facciamo? Problema. Primo problema. Guardiamo, diciamo. Nuoto o l'allunghiamo? Mi sa che a nuoto io mettiamo di più che andare in bici allungando. Quindi
ponte lì in fondo che suggella il fine della traccia. Stavamo seguendo, ma mancano ancora 30-40 andare a casa. Quarantina di chilometri. Quindi sì, è finita la traccia, ma non è finito il giro, anche se ormai si intravede la fine. Portato a termine, fortunatamente 20 km meno del previsto, perché le gambe cominciano a mancare, però ce la siamo divertiti. 10 km che andiamo senza mani raccontandocela, sì. Perché siamo finiti, però ce l'abbiamo fatta, no, ce l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti, bella esperienza da rifare, percorsi nuovi, posti mai visti. E se avete voglia di conoscere la traccia e i luoghi, il giro che abbiamo fatto, lasciate un commento qui sotto.